Benvenuti a Mazzoni News, sono Roberto Mazzoni, giornalista professionista italiano che dalla Florida vi aggiorna su questioni politiche, economiche, tecnologiche degli Stati Uniti e non solo. Abbiamo fatto qualche giorno di pausa per fare modifiche tecniche sul sito, c'è stato un discreto lavoro per consentire a chi di voi, ancora quei pochi tra voi che facevano fatica a vedere i video in modo fluido o che non riuscivano a vederli proprio sul sito mazzonews.com, potessero vederli. Quindi con questo video siamo in una nuova modalità tecnica, non dovreste più avere difficoltà, se ce l'aveste vedremo di affrontare. E naturalmente il pezzo forte della giornata è la partecipazione di Donald Trump alla Conservative Political Action Conference, CPAC, quindi all'evento annuale che riunisce tutti i vari attivisti politici del Partito Repubblicano per quella che è la componente conservativa, ossia la componente più vicina a Trump, la componente che si ritiene più fedele a quelli che sono i messaggi originali del Partito Repubblicano e anche la componente che sembra essere più forte in ogni caso nel partito in questo momento. Quindi in questa conferenza Trump ha affrontato una serie di temi. Più avanti, nella parte estesa del video, vedremo una parte, la parte iniziale del suo intervento, 20 minuti del suo discorso. Il discorso dura in totale un'ora e mezza, quindi lo spezzetteremo per argomenti in vari video. Questo video, come vedremo, è soprattutto focalizzato su due temi: immigrazione e energia, quindi energia, generazione di energia all'interno degli Stati Uniti, industria energetica di questo passo, che sono due aree in cui l'amministrazione Biden sta già facendo interventi che Trump definisce nel seguente modo. Dice: la legge democratica sull'immigrazione è un colpo di Stato globalista, perché i democratici stanno presentando al Parlamento una legge di riforma elettorale che in buona sostanza rende l'accesso a chiunque non sia cittadino statunitense libero, soprattutto a chi entra illegalmente negli Stati Uniti. In più dice: il primo mese della presidenza di Joe Biden è stato il più disastroso della storia moderna. L'amministrazione Biden si sta già dimostrando di essere contro l'occupazione, contro la famiglia, contro i confini, contro l'energia, contro le donne e contro la scienza. Le politiche radicali di Biden sull'immigrazione non sono solo illegali, sono immorali, sono senza cuore, sono un tradimento dei valori fondamentali della nostra nazione. Quindi Trump esce con attacco diretto rispetto all'amministrazione Biden. Durante il suo discorso poi scende maggiormente nel dettaglio per indicare quali sono i problemi che lui ha riscontrato e che sono stati riscontrati anche da altri. E in ogni caso qui elenca quelli che sono i punti d'attacco. Punti d'attacco da un punto di vista strategico, politico, per i repubblicani, per il Partito Repubblicano da qui al 2022, che saranno le elezioni di medio termine, ossia le elezioni in cui si decideranno le maggioranze, le nuove maggioranze. Si spera naturalmente, della Camera dei Deputati e del Senato. Gli argomenti chiave saranno ripristinare l'integrità elettorale, naturalmente, riaprire le scuole dove sono ancora chiuse, perché alcuni stati tuttora non vogliono aprire le scuole, come parte della politica di lockdown, ma più che altro come lui ci spiega nel suo discorso, perché Biden cerca di dare vantaggio di ascoltare le richieste del sindacato degli insegnanti che non vuole aprire scuole, lo vuole aprire solo in determinate condizioni. Fermare l'immigrazione illegale, tenere testa alla Cina e spezzare i monopoli di Big Tech. In più, Trump ha anche indirizzato i partecipanti alla convention e chiunque sia in ascolto, chiunque lo segua, a convogliare le donazioni monetarie, i contributi monetari nei confronti del Partito Repubblicano su un suo sito o su un suo fondo di amministrazione politica che poi aiuterà i vari candidati alle elezioni appunto al Congresso, alla Camera dei Deputati piuttosto che al Senato. Quindi Trump non soltanto acquisisce, riacquisisce, se me l'aveva persa, riafferma, ecco, più precisamente la leadership politica del Partito Repubblicano, ma anche afferma la leadership economica, nel senso che i soldi passano da lui. Quindi qualunque candidato che voglia presentarsi in opposizione a Trump come persona o alle politiche di Trump dovrà raccogliere i fondi per conto proprio e di certo sarà un discorso in salita. È la sua prima apparizione pubblica dopo 6 settimane di sostanziale assenza e sta già facendo un grosso effetto di naturalmente ricarica nell'elettorato repubblicano e di naturalmente reazione da parte del Partito Democratico. Nel frattempo Joe Biden ha mandato 4 bombardieri nucleari B-1
alla base di Orland, in Norvegia, come deterrente nei confronti di Mosca. La base norvegese si trova a soli 2200 km da Mosca. Uno di questi bombardieri ha volato sul cielo di Vilnius, che è la capitale della Lituania, accompagnato da due caccia italiani della classe Eurofighter Typhoon, per segnalare solidarietà per la Lituania, che sarebbe un alleato NATO, nei confronti di una potenziale aggressione russa. Ufficialmente questi aerei dovranno partecipare a un'esercitazione nell'Artico, quindi nella zona Artica, dove i russi hanno una posizione militare abbastanza forte, già consolidata nel tempo, perché è un po', insomma, casa loro, se vogliamo, in parte. Ma alcuni, nel mondo politico, affermano che in realtà questa mossa e questa dimostrazione, è un'azione dimostrativa nei confronti della Russia, in particolare di Vladimir Putin, a seguito di una telefonata in cui Biden e Putin si sono sentiti, la prima telefonata ufficiale, dove hanno concordato di rinnovare per altri 5 anni il trattato SMART per la riduzione delle armi nucleari, ma al tempo stesso si sono trovati invece in disaccordo su diversi altri fronti, da quello che ci dice lo stesso Biden. Infatti, dopo la chiamata, Biden ha dichiarato: "Ho ben chiarito al presidente Putin, in una maniera differente dal mio predecessore, che sono finiti i giorni in cui gli Stati Uniti si arrendono davanti alle azioni di aggressione della Russia, che interferisce nelle nostre elezioni, conduce attacchi informatici e avvelena i propri cittadini. E saremo più efficaci nell'occuparci della Russia quando collaboriamo in coalizione con altri partner che condividono le nostre vedute." Qui lui si riferisce chiaramente ai partner della NATO, quindi in pratica tira fuori di nuovo il discorso dell'interferenza elettorale della Russia, gli attacchi informatici che vengono attribuiti da alcuni alla Russia, ricordate SolarWinds, la penetrazione di hacker che tra l'altro sono ancora dentro, da quello che mi risulta, in molti dei computer governativi statunitensi, che è stata scoperta più o meno nel periodo elettorale, poco dopo le elezioni, era emersa come fattore scandaloso, scusate, e è stato scoperto che erano entrati questi attaccanti già dal marzo dell'anno scorso, forse persino da prima, e alcune voci appunto hanno attribuito l'attacco ai russi, ok? E cosa che lui sottolinea, che tuttavia è in parte smentito dal nuovo capo della CIA, nominato da Biden, signor William Burns, che ha riconosciuto che la Cina costituisce un rischio maggiore rispetto alla Russia. E queste sono le sue parole, di questo signore: "Siamo in un mondo dove persistono minacce familiari, dal terrorismo alla proliferazione nucleare, a una Russia aggressiva, a una Corea del Nord dedita alla provocazione, a un Iran ostile. Ma è anche un mondo di nuove sfide, con il cambiamento climatico, quello non ci poteva mancare, e l'incertezza sanitaria globale, che pongono un rischio sociale sempre crescente, e in cui una leadership cinese predatoria e antagonistica pone la principale sfida geopolitica." Quindi il nuovo capo della CIA, nominato da Biden, dice che la sfida principale per gli Stati Uniti è la Cina, non la Russia, ma Biden evidentemente la pensa diversamente. Nel frattempo, come scritto da Politico, una rivista che è abbastanza vicina ai democratici, circa 3 dozzine di parlamentari del Partito Democratico hanno chiesto a Biden di rinunciare alla piena autorità di lanciare ordigni nucleari. Propongono che un'eventuale decisione del Presidente debba essere confermata dal Vicepresidente e dal Presidente della Camera, lo Speaker, in questo caso Nancy Pelosi, e che il Presidente non possa rimuovere queste due persone in caso di disaccordo. Quindi la proposta, che dovrebbe essere dichiaratamente anche a tutela da parte di possibili eccessi per il futuro, e c'è una specie di commento che fa riferimento a Trump, come se Trump fosse stata una persona che avesse dato ragioni di preoccuparsi su quello che faceva con gli ordini nucleari, però di fatto chiedono che Biden rinunci al controllo diretto delle armi nucleari. Nel frattempo, alla riunione del G7, visto che Biden parla di coordinamento con gli alleati nei confronti della Russia, e degli alleati non possono essere altrimenti che la NATO, alla riunione del G7 in materia di sicurezza, tenuto a Monaco, Joe Biden ha dovuto ingoiare qualche rospo, perché Emmanuel Macron, presidente francese, ha criticato la NATO come ormai obsoleta, indicando che l'Europa dovrebbe essere responsabile della propria protezione. Quindi i francesi vogliono diventare autonomi, avere la propria politica militare in Francia. Ha anche insistito per avviare un dialogo con la Russia, Macron, rispetto al quale anche Angela Merkel ha lasciato intendere di volere un'apertura.
soprattutto per la costruzione della famosa conduttura Nord Stream 2 che dovrebbe portare il gas naturale russo all'Europa occidentale. Macron, per inciso, si è anche impegnato militarmente in un'operazione di contenimento della Cina che considera pericolosa. E la Merkel ha chiarito a Biden che gli interessi di USA e Germania potrebbero non essere allineati. Quindi Biden manda i bombardieri nucleari in Norvegia, li fa girare sopra la Lituania, mentre nel frattempo Macron e la Merkel gli dicono: senti, date una calmata perché noi abbiamo, forse non siamo allineati con queste politiche, noi abbiamo bisogno di andare d'accordo con la Russia, in particolare Macron spinge per l'apertura, anche perché ricordiamoci che, e poi ne parleremo meglio quando torneremo sull'argomento Grande Reset, il Grande Reset verte anche e soprattutto sul controllo climatico e quindi sull'abbandono da parte dei paesi che partecipano al progetto Grande Reset di produzione indipendente di energia con mezzi termici, quindi carbone piuttosto che petrolio, piuttosto che nucleare. E quindi magari c'è una tendenza naturalmente verso l'eolico, come spinge Biden, però noi sappiamo che in ogni caso le turbine eoliche non sono utilizzabili ovunque e comunque non consentono una produzione continua di energia. Nel caso di gelo o di altri problemi presentano interruzioni importanti e per l'Europa è fondamentale poter avere approvvigionamento di gas naturale dalla Russia e potenzialmente anche di petrolio, perché in ogni caso nel frattempo le cose devono andare avanti. Quindi, se questo discorso di frizione tra Biden e Putin, soprattutto da parte di Biden nei confronti della Russia, da quello che si evince, continua. E come del resto sottolineato dallo stesso Putin durante l'incontro al World Economic Forum, proprio l'ultima edizione della convention del World Economic Forum, in cui lui ha detto: sono anche disposto a partecipare al discorso del cambiamento climatico, però dovete darvi una calmata con le sanzioni perché altrimenti non andiamo d'accordo. E di certo non credo che gli faccia piacere avere dei bombardieri nucleari dietro la porta a 2 ore di volo o poco più, o forse anche meno in realtà, da Mosca. E quindi il rischio potenziale è che l'Europa si trovi a seguito di questa situazione, perché Biden sta di fatto disincentivando la produzione di petrolio negli Stati Uniti, quindi gli Stati Uniti non saranno più autosufficienti nella produzione del petrolio, come vedremo più avanti nella parte estesa del video. Di conseguenza, gli stessi Stati Uniti dovranno approvvigionarsi sul mercato per acquisire petrolio e in certi casi anche gas naturale. Abbiamo visto che alcuni stati addirittura importano via nave del gas naturale liquefatto dalla Russia direttamente. Non dimentichiamoci, tra l'altro, che la Russia è confinante con gli Stati Uniti, quindi è un confinante con l'Alaska, sono vicinissimi. Quindi ci sono anche aspetti militari e strategici da considerare. E infine ci potremmo trovare quindi in una situazione dove l'Europa si trova in difficoltà ad approvvigionarsi e quindi si possa assistere, particolarmente in Italia, a un rincaro, magari anche sostanzioso, del costo della benzina. Per cui se avete in progetto di comprare un'auto ibrida o di cambiare auto e cercare una che consuma meno, forse questo è il momento buono per farlo. Nel frattempo l'India conferma che proseguirà nell'acquisto delle batterie missili di missili S-400 di fabbricazione russa nonostante l'opposizione degli Stati Uniti. L'acquisizione, questo è un... Allora, l'India da sempre acquista materiale militare dalla Russia, è confinante e con la Russia vanno abbastanza d'accordo e l'India ne ha bisogno naturalmente per tutelarsi o proteggersi nei confronti della Cina o di altri potenziali problemi, nemici. E Trump è riuscito in qualche modo a convincere Nuova Delhi a posticipare questo acquisto, a spostarlo, a non farlo in qualche maniera. Adesso invece dichiarano che vanno avanti con o senza il consenso di Washington. Quindi di nuovo ci troviamo con un problema di alleanze, dove gli alleati vanno comunque avanti come vogliono loro e non sono allineati rispetto a una posizione di confronto verso la Russia. L'ambasciatore indiano a Mosca, Venkatesh Varma, ha dichiarato: i nostri rapporti con la Russia in materia di difesa costituiscono un fattore critico nella nostra sicurezza. Siamo totalmente convinti che la Russia comprenda appieno la necessità di sicurezza dell'India e siamo molto soddisfatti della maniera in cui la Russia ha risposto agli interessi di difesa e sicurezza comprese nel recente passato.
passato. Teniamo presente che l'India è la più grande democrazia al mondo ed è l'unico operatore, l'unica nazione che possa costituire un punto di difesa nei confronti della Cina per quello che riguarda naturalmente gli Stati Uniti, è anche un alleato degli Stati Uniti. Naturalmente anche la Russia ha una posizione importante nello scacchiere euro-asiatico, ma lo vedremo meglio in un altro momento. Quindi, in buona sostanza, la mossa di Biden sembra non aver raccolto un grande seguito da parte degli alleati, diversamente rispetto a quello che lui ha detto, e quindi rischia di essere abbastanza solitaria. Nel frattempo, appunto, questo aumento di tensione, le prospettive di un incremento di sanzioni finanziarie nei confronti della Russia potrebbero provocare un rincaro importante nel costo sia del gas naturale che del petrolio. Gas naturale perché gran parte del gas naturale che arriva anche in Italia, se non sbaglio, proviene dalla Russia e quindi l'aggiunta di appunto barriere economiche ne farebbe crescere il prezzo o diminuire la disponibilità e in generale quello che sta succedendo appunto sul mercato della produzione del petrolio, produzione energetica all'interno degli Stati Uniti, ricordiamoci gli Stati Uniti con Trump erano diventati il produttore mondiale numero uno di petrolio e gas naturale ed erano totalmente indipendenti, con l'amministrazione Biden si sta andando rapidamente nella direzione opposta e quindi vuol dire che gli Stati Uniti dovranno comprare petrolio e gas naturale anche da Russia, nonché da altri fornitori, naturalmente Arabia Saudita e altri fornitori primari e perciò questo potrebbe portare e porterà con molta probabilità a un rincaro dei costi energetici, sia per gli Stati Uniti ma immagino anche per l'Europa e per l'Italia. Tenetene conto. Nel frattempo, tra gli Stati Uniti, il Texas e il Missouri rimuovono, due stati, rimuovono qualsiasi restrizione dovuta al Covid-19, quindi non è più necessario portare le mascherine ed è chiunque abbia un'attività commerciale può aprire al 100%, quindi finora erano aperte ma potevano avere il 50% di persone, di occupanti, come per esempio nel caso del Missouri, questa limitazione è stata tolta. In Florida queste limitazioni sono state tolte già da tempo, quindi vediamo che di fatto le mascherine stanno scomparendo quasi del tutto, le troviamo in catene di negozi che sono nazionali, quindi che sono ovunque negli Stati Uniti e quindi magari hanno una politica interna un pochino più restrittiva, oppure in alcune città dove i sindaci sono un pochino più cauti, però ormai vediamo che stanno scomparendo anche la gran parte dei negozi e sicuramente si può andare in giro per strada senza bisogno di mascherine. Tra l'altro, non parleremo adesso, però ha fatto proprio ieri un discorso importante il governatore della Florida, Ron DeSantis, in cui ha messo in evidenza il fatto che con un lockdown molto mite, come quello che è stato applicato in Florida, non è stato necessario di fatto fermare le aziende se non per un piccolissimo, brevissimo periodo, 2 settimane. E i risultati sul Covid sono stati positivi, anzi migliori, che non in quegli stati dove è stato fatto un lockdown pesante, un lockdown completo. Quindi un risultato molto positivo per la Florida e per altri stati che hanno seguito politiche simili e perciò da imitare, secondo quello che ci dice De Santis. Nel frattempo, per concludere notizie flash, l'attacco contro il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, sta continuando a crescere di dimensione. Adesso ci sono 3 donne che lo accusano di molestie sessuali, naturalmente sono accuse da dimostrare, tutto da dimostrare, lui si dichiara innocente, però ormai è evidente che i suoi giorni sono segnati. Il suo stesso partito è decisamente contro di lui, ci sono in corso diverse indagini, insomma, non passa giornata senza che Cuomo sia sulla prima pagina di qualche sito web di notizie e ci sono già un paio di parlamentari repubblicani, Lee Zeldin e Delise Stefanik, entrambe vicini a Trump, entrambi diciamo della nuova generazione, che vengono dallo stato di New York e che anziché riproporsi come parlamentari nel 2022, almeno uno di loro considererebbe di proporsi come candidato in sostituzione di Cuomo quale governatore degli Stati Uniti. Quindi comincia ad esserci un discorso più concreto sull'avvicendamento, sulla sostituzione di Cuomo che se non si dimette prima rischierà di creare molti danni al Partito Democratico, potenzialmente portando il Partito Democratico a perdere la posizione di governatore nello stato di New York, che è uno dei due stati primari.
su cui l'intero apparato politico del Partito Democratico dipende insieme alla California. Bene, con questo concludiamo le notizie flash. Quindi, chi sta guardando questo video su YouTube o su altre piattaforme può continuare la visione venendo su mazzoninews.com.